Una buona giornata e bentornati a Speciale News Web 24. Il capo della polizia Gabrielli mette in evidenza che uno dei settori di possibile infiltrazione nella fase post-coronavirus è quello sanitario. Pensate solo all'attenzione che c'è per la ricerca di nuovi vaccini e di strutture per l'accoglienza dei pazienti o gli stessi dispositivi di protezione individuale. Inoltre, lo stesso Gabrielli mette in evidenza che c'è anche una partita sui farmaci per curare le malattie. Alcuni valgono più dell'oro, per questo si punta alla possibilità di entrare nelle società che ne gestiscono la produzione. Un mese dopo la morte del cittadino afroamericano George Floyd, un nuovo caso di razzismo e di brutalità della polizia americana si è verificato ad Arizona, nell'Arizona, a Tucson, dove un uomo è rimasto bloccato a terra da 12 per 12 minuti da alcuni agenti pronunciando le stesse parole di Floyd. I tre agenti hanno dato le dimissioni, anche il capo della polizia di Tucson ha fatto lo stesso. Il sindaca, che è la prima latina a guidare una città largamente ispanica, ha presentato le proprie dimissioni. Cure oncologiche e soprattutto progetti per migliorare la qualità della vita anche attraverso il sostegno psicologico. Di questo ne abbiamo parlato in una intervista concessa in esclusiva a Speciale News Web 24 da Antonella D'Aloiso, presidente dell'associazione Gabriel, che mette in pratica con azioni concrete la filosofia della umanizzazione delle cure oncologiche. Ascoltiamola. Anni fa abbiamo acquistato un bellissimo pianoforte a coda, sistemandolo nel reparto Don Tonino Bello, diretto dal dottor Geni Palmiotti, che tiene moltissimo all'umanizzazione. D'altronde Gabriel, perché l'associazione si chiama Gabriel, Gabriel era suo figlio, un ragazzo che a 17 anni è diventato un angelo per colpa della glicemia, per cui attraverso la musica non ha intermediari in realtà, arriva di cuore, no? Per cui è una cosa utilissima per quanto riguarda la comunicazione con i pazienti. Per cui abbiamo fatto un protocollo d'intesa col conservatorio di Bari, per cui allievi del conservatorio, ma anche docenti, almeno una volta al mese vengono a suonare questo magnifico pianoforte, facendo compagnia agli che aspettano di entrare a fare le chemioterapie o altre cure, e ma anche ai familiari. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa con la RAI, con RAI Cinema, e abbiamo dato vita a un evento molto carino, siamo una sala in più, per cui una volta al mese abbiamo dei film prodotti dalla RAI e sono collegati, perché l'istituto è fatto molto bene, è una sala molto bella, aperta a tutti, quindi non si paga per entrare quando noi facciamo le visite, però è collegata con tutte le sale di degenza, per cui chi non può scendere, no? Per aspettare del film, se lo guarda dalla sua stanza. Abbiamo dato vita a un coro. Per la verità, non io che sono stonata come una campana, ma una paziente, Lucia Gre, che era una docente di musica, era proprio direttrice di coro, aveva un sogno nel cassetto, l'ho aiutato a realizzare il suo sogno e ha creato, ha fondato questo coro, che si chiama Coro Gabriel. E adesso si chiama Coro Gabriel trattino Lucia Greco, perché è giusto che anche Lucia ci ha lasciato, ma il coro è tutto suo. Beh, hanno calcato le scene del Teatro Petruzzelli e sono state le uniche ad avere la standing ovation. È un coro composto da pazienti, prevalentemente da pazienti. È un coro. E ora una ampia pagina sportiva, cominciamo con il calcio, il campionato dilettanti, perché c'è stata una svolta importante per quanto concerne la società dell'Audace Cerignola. Infatti la famiglia Grieco lascia l'intero pacchetto di maggioranza al nuovo patron, l'imprenditore Luigi Caterino. I dettagli nel servizio.
Ancora una volta Atalanta. La Dea fa il colpo grosso nell'ultima tranche delle gare dell'ottava di ritorno di Serie A. I bergamaschi sotto di due reti con le firme biancocelesti di De Roon e Milinkovic-Savic effettuano una rimonta d'autore, con Gosens che accorcia le distanze, Malinowski per il pari 2-2 e l'incredibile 3-2 di Palomino a 10 minuti dalla fine. Per i biancocelesti un KO che potrebbe valere una intera stagione. Il Sassuolo a San Siro fa un'impresa, fermare l'Inter di Conte che sembrava pregustare il risultato. I romagnoli di D'Aversa ribaltano colpo su colpo. Dopo l'iniziale vantaggio di Caputo, la solita rimonta nerazzurra con Lukaku e Biraghi su rigore. A fine primo tempo 2-1. Nella ripresa è la parte finale ad accendere le emozioni. Prima Berardi sigla il 2-2 romagnolo, poi l'Inter sorpassa con Borja Valero ed infine nel finale Magnani fissa il 3-3. Una Roma d'autore ed in rimonta piega una Samp bella solo nel primo tempo. All'iniziale vantaggio blu cerchiato di Gabbiadini ci vuole il solito Dzeko, entrato con una doppietta personale a sancire il successo faticoso dei giallorossi. Ed ora la classifica parla chiaro. Juve ha più 4 dopo il successo di Bologna e potrebbe allungare se domani batte il Lecce. E la rincorsa a scudetto potrebbe essere ad una svolta. Lazio 62 punti e ringrazia il Sassuolo se l'Inter non si è avvicinato ulteriormente. I nerazzurri adesso devono soffrire ancora per il ritorno dell'Atalanta. Mimmo Siena, speciale news, Web 24. Ed è tutto per questa edizione di Diario Mattina. Le notizie le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. La prossima edizione del nostro telegiornale, come sempre, questa sera alle 19:30 con Diario Sera. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata.